Aver accolto il nostro invito qui su Radio Yes. Dunque, lei quest'oggi si è recata insieme all'associazione Luca Coscioni a un sit-in davanti alla Camera, nuovamente visto che si parlava, che si è tornati a parlare di testamento biologico, biotestamento, un'esperienza di vissuta alle spalle molto forte sicuramente, quindi lei con cognizione di causa ci può spiegare perché, perché era lì a manifestare. Ecco, ci serve una legge, ma non una legge simile come è stata scelta proprio sulla scia della vicenda di Eluana Englaro. Era una legge che era proprio pensata soltanto per le persone in stato vegetativo, ma non tutti noi andremo in uno stato, saremo in stato vegetativo alla fine della nostra vita. E quindi è veramente triste dover pensare e dover sentire come il presidente Berlusconi aveva chiesto addirittura al Parlamento di fare questa legge, perché questa legge dovrebbe servire per non far scavalcare il Parlamento dai giudici. Cioè, lui ha ricordato che per Eluana Englaro era stato un giudice a decidere la sua morte, ma i giudici non hanno deciso nulla per lei, è stata lei a non volere rimanere in stato vegetativo. Lo stato vegetativo si può decidere che sia entrato dopo 2 anni circa, e quindi ogni medico avrebbe potuto decidere di staccare questo sondino e lasciarlo andare via. Beppino Englaro l'ha voluto fare, poi proprio per legge ha voluto fare questa richiesta, perché è stato veramente il primo testamento biologico espresso a voce. Solo questo hanno detto i giudici, cioè non è stato fatto una cosa campata per aria, era sulle testimonianze del padre. Io voglio dare questo esempio perché non è uguale a quello di Pier Giorgio Velbi, perché esatto. Pier Giorgio Velbi era una richiesta attuale, esatto. Invece quella di Eluana era una cosa non attuale, ma anticipata, sì. Per il momento quando gli poteva essere capitato. Purtroppo a lei è capitato. Oggi ci sono moltissimi italiani, non so quante centinaia o migliaia, anzi sono migliaia in tutta Italia, gli italiani che hanno depositato il loro biotestamento, le loro disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari. Questi, secondo questa legge, come se verrà veramente votata così com'è, vorrebbe dire che non valgono nulla, perché il medico può decidere lui trattare questa persona come aveva lasciato scritto, perché nessuno scrive che gli deve somministrare un medicinale per farlo morire, nessuno. Questo sarebbe eutanasia, non come prende qualcuno dei parlamentari, oggi ho sentito parlare che si vuole con una legge far passare l'eutanasia, e con questa legge non passerebbe l'eutanasia, non è così, con questa legge passa veramente il dover continuare a vivere in sofferenza, l'imposizione della sofferenza a una persona e ai familiari che accompagnano questa persona. Questo è un grandissimo rammarico mio, e io direi agli italiani: andate il prima possibile a portare il vostro biotestamento al municipio 10 a Roma, al municipio 11 a Roma, quelli che sono di Roma, sì. I romani, e le altre persone dove sanno che c'è un notaio o dove c'è un registro sul testamento biologico in comune, portate il vostro biotestamento, perché solo in questa maniera noi riusciremo poi, in un secondo momento, se questa legge viene votata, a distruggerla, perché si potranno fare poi dei ricorsi
e con questi ricorsi ci si rivolge poi, ci si appella alla Corte Costituzionale e succederà come con la legge 40 che è diventata zero. Insomma, è diventata una legge più sensibile alla difficoltà delle persone e alle persone che non possono avere figli. E questa legge dovrà essere annientata per avere la nostra libertà di scelta, perché la vita sì è la cosa più grande che abbiamo in dono, ma c'è una cosa ancora più grande della vita ed è questa, il nostro libero arbitrio, la nostra coscienza. E contro la nostra coscienza nemmeno il Padre Eterno ci va. Noi possiamo fare anche il peccato, lui non ce lo impedisce. Perché il Parlamento ci deve impedire di scegliere le nostre cure per il termine della nostra vita? Ecco. Io credo nessuno può imporci una morale sua, perché la morale che decido io è la mia. Ecco, quindi lei quando fa riferimento a possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, oltretutto leggevo una sua dichiarazione esplicita che parlava di anticostituzionalità di questo DDL, vorrei che chiarisse, lei faceva riferimento in maniera specifica al fatto che questa legge non rispetta la volontà del paziente cosciente, in qualche modo riferendosi anche al suo caso personale, quello di suo marito. Ma questa legge, quando c'è la persona cosciente, sicuramente nessun medico potrà fare nulla, cioè contro la sua volontà. Ma nel momento che questa persona, che si è espressa in modo ancora cosciente e va in coma, il medico interviene. Certo. Perché io non posso, per esempio, rifiutare la nutrizione e idratazione artificiale. È scritto dentro la legge. Quindi quando io vado in coma, il medico mi deve mettere il sondino. Io lo chiamo il sondino di Stato. Non è possibile. Perché anche la nutrizione e l'idratazione artificiale sono terapie. Anche se poi loro in questa legge dicono che è un atto dovuto, sì, cioè come lo chiamano, il che non viene considerato sostegno vitale, una terapia, ecco, sì, non vengono considerate vitale, delle terapie, esatto, come ci hanno, sì, spiegato poi, che vengono considerati sostegni vitali, ma sostegni vitali sono anche la terapia della ventilazione artificiale, lo è anche la dialisi, lo sono tutte le cure che una persona riceve in una difficoltà estrema in rianimazione. Quindi non si può dire che questa cosa lui non lo puoi scegliere. Quindi, o se io, per esempio, vecchia, oppure veramente sento che non ce la faccio più, non voglio più continuare a vivere e rifiuto il cibo, mi possono cercare di imboccare, ma non mi possono mettere il sondino finché io decido. Certo. Nel momento che però io perdo i sensi, con questa legge me lo metteranno, e ci sono già oggi dei medici che lo fanno e fanno portare avanti veramente una lunga sofferenza a delle persone anziane insieme ai propri parenti, che vedono soltanto andare avanti queste persone che non hanno più voglia di vivere in questa maniera, e non è una qualità di vita migliore perché io ho un sondino. Io credo che è molto meglio accompagnare queste persone anche con quel poco che ancora riescono a inghiottire, piano piano, e poi si spengono. Dobbiamo cercare di capire, e il Parlamento lo dovrebbe capire, ma il Parlamento di queste cose già non dovrebbero più discutere, perché avevano già sentito, avevano avute audizioni, ci sono 10.000 medici che hanno firmato un documento contro questa legge. Io non capisco di che cosa ancora ci si litigano dentro negli scranni del Parlamento. Insomma, diciamo che la questione è molto molto delicata, perché poi si vanno a toccare delle sensibilità anche personali da un dato punto di vista. Certo, ma io dico questo,
chi non vuole fare il testamento biologico non è assolutamente obbligato, quindi è assolutamente non può, il medico o i parenti possono continuare a trattare questa persona come normalmente si fa. Ecco, come lo fanno anche adesso. No, molto chiara, è molto chiara la posizione, insomma, che ci sta esprimendo, ovviamente. E noi per questo la ringraziamo molto per essere intervenuta sulle nostre frequenze. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Amina Welby, e noi ci fermiamo qualche istante? No, Antonio? Sì? No? Sì. Ci fermiamo.